Milano. Reggio Emilia. Rocca Bernarda. Ma la questione invece delle tribune? Il solito casino per niente. Sicuramente. Sapevi. Da Petilia a Milano, cosa studia lei a Milano? È tecnico ortopedico. Proprio ortopedia, quindi lei fa al caso nostro. Quando torna in Serie A? Lei è di Mesoraca. Io sono di Mesoraca, però sono emigrato in Germania. Però se anche dalla Germania seguo il Crotone. A Mesoraca, come dice Totò Marino, dove la gioventù s'annaca. Sì, e speriamo che il Crotone s'annaca pur. È un po' difficile, guarda, il calcio italiano in Germania. Ah sì? Sì, non ci sono tanti streaming che fanno vedere tutte le partite. Ne perdi tante. Imola. No, quello di Crotone. San Nicola. San Nicola dell'Alto. Sì. Le hanno parlato del Crotone, lo ha visto ma in TV. Sì. Cosa si aspetta dal Crotone? Mi aspetto una bella vittoria. Germania, però il paese d'origine qual è? Karlsruhe. Mi dicono che anche è un terzino destro. Sì. Ma come gioca lei? Abbastanza bene. Oltre bene, con quale tecnica? Tecnica di terzino di spinta in attacco. Il suo allenatore come si chiama? Pietro Dal Pozzo. Lei invece è di Verzino ma abita nel Lussemburgo. Sì, sì, esatto. Ma che mestiere svolge? Ristorante. Quindi lei fa mangiare bene le persone. Voilà, per fare il tifo per il Crotone, no? Ma qual è il piatto che le viene meglio? Pasta e fagioli. Ah sì? Con le cozze? No, solo fagioli e salsiccia, tipico di Verzino. Sono originario di Verzino, sono nato pure lei? In Crotone e vivo in Lussemburgo. Ma sta piangendo, no? No! Sto sudando, si tolgo gli occhiali. Quindi anche lei in Lussemburgo? Sì. E anche lei ama pasta e fagioli? No. Sinceramente no. È la prima volta che si reca allo stadio? No, è la seconda. La prima con chi l'ha vista? L'ho vista con mia moglie e mia figlia. No, quale partita era? Ah, Piacenza-Crotone, anche Coppa Italia. Ah, di Cosenza. Il signore? Sì, di Lussemburgo. Pure? Pure io, sì. Il signore? Di Lussemburgo. Russe tutti, sì. Però è domenicano. Li ho sì. Coinvolti tutti. Di Lussemburgo. Com'è stato l'esordio del Crotone? Stupendo, stupendo. 4-3, anche se in realtà mi aspettavo un 3-0. Però in difesa i soliti problemi, l'esterno che non rientrava. Dopo i primi due gol del Crotone, che cosa è successo? È successo che c'era Benalli che andava sull'esterno, Rutten restava sopra e a destra erano sempre scoperti. E abbiamo subito due gol da là. Lo stadio poi è esploso sul finale con il gol del crotonese Zac Ruggero. Ha fatto un bel esordio, ha visto, ha una bella gamba. È entrato veramente molto bene in partita. Speriamo che continui così. Per me il Crotone ha giocato una partita non perfetta, discreta, diciamo. L'Arezzo come si è comportato? Allora, per me l'Arezzo scorrettamente. Cioè, proprio ci sono state delle cose non molto corrette nei confronti dei giocatori del Crotone, che non mi sono piaciute. Ci hanno fatto i birichini. Sì, sì. Con i nostri giocatori non si fotte. Ma questa squadra del Crotone come si è presentata? Allora, metto subito il fatto che io non sono di qua, sono di Reggio Emilia. E quindi non seguo molto il Crotone. Il paese di origine? Crotone? No, Reggio Emilia. Non ha parenti qui? Sì, sì, ho parenti qui. Dove? A Crotone. Anche lei di Reggio Emilia? Sì. In vacanza qui a Crotone? Sì, perché i miei genitori sono di Crotone. Me li saluti allora. Forza Crotone. Forza Crotone. L'hanno preso alla leggera dopo i due gol. Diciamo che, però la squadra è... Come mai abbiamo preso questi due gol? Questo è... Lei si è esercitato poco. Io ci sono rimasto un po' male. Dal 2-0 pensavamo di fare una grande goleada, invece abbiamo fatto due. Abbiamo subito il terzo gol. Abbiamo vinto di misura con un crotonese, Zac. Esatto, ci è voluto un crotonese, Ruggero. Si è presentato bene, già da crotonese. Ma lei ci sarà quindi il 18 agosto con la Samp? Certo che ci sarò. Il campo deve essere una bolgia. Ho un attacco molto attivo, anche se sono molto dubbioso per la difesa, perché insomma ho visto
ho visto i ragazzi molto imballati e spero insomma che questa Cosenza ci carichi parecchio, perché secondo me ce n'è molto bisogno dietro. Si può vincere il derby, sì o no? Sì, tranquillamente, lo possiamo vincere anche con la Samp? La Samp, insomma, laggiù era una sfida, diciamo, quasi andata. Però, insomma, in casa, secondo me, possiamo dire la nostra. Anche se, ripeto, la difesa mi ha lasciato molto dubbioso. Però l'attacco e il centrocampo ha girato molto bene. Ma lei con chi è venuto? Io vengo da Lucca con i miei genitori tutti gli anni, perché sono cutresi. Sono cutresi, esatto. Dei momenti... tipo sbagliare un'azione, poi tipo riprendere come un'azione, non mi ricordo. Teneva la palla, poi l'ha persa. E il bello che alla ripresa è questo anche. I ragazzi sono stati bravi, però un complimenti a Zach, il nuovo ragazzo, che farà molta strada se gli si dà tempo e fiducia. E per finire, come si dice? Forza Crotone fino alla fine. Questo è mio nipote, nipote di Viadane. Di Viadane. Questa è la sua ragazza. Dov'è? Ecco. Di Brescia. Lei di Brescia? Yeah. Ma che tempo fa Brescia? Bello, sono venuta come simpatizzante. E per finire, come si dice? Forza fino Crotone. Fine, forza Crotone. Sempre forza Crotone. Crotone nel cuore. Forza Crotone, forza Crotone. Zach, che forse quando vado all'ex già avanti il telefono, è tutto il compagno di scuola di tuo padre. Sì, sì. Ma la donna è già salvata. Mario.